Partiranno sabato prossimo le strisce blu a pagamento sul lungomare di Mascali. Saranno in totale 20 parcometri che, secondo le ultime disposizioni di legge in vigore dal 1 luglio, saranno provvisti di nuovo dispositivo, che permetterà il pagamento del ticket non solo con contanti, ma anche con carta di credito e bancomat. Le strisce blu, spiega il primo cittadino mascalese Luigi Messina, hanno lo scopo di conferire ordine alla viabilità e agevolare lo sviluppo delle attività commerciali sul litorale. Il costo del parcheggio sarà di 80 centesimi l'ora e di 6 euro per la sosta di un'intera giornata. Agevolazioni e abbonamenti per gli stabilimenti balneari. Alcuni stalli saranno delimitati da strisce blu bianche non a pagamento, saranno istituiti parcheggi riservati alle persone diversamente abili, per taxi, per carico e scarico merci, bus e navette, per i cassonetti della raccolta dei rifiuti solidi urbani, per i mezzi di soccorso e polizia, regolarmente delimitati da strisce orizzontale gialla ed apposita segnaletica verticale. Ma stiamo cercando di monitorare al massimo tutte le zone per quanto riguarda le strisce blu. Saranno installate più o meno come l'anno scorso. In più ci sarà la via Dottor Carbone, saranno altri 10 posti. Per il resto rimane tutto invariato, con installi per le persone diversamente abili, sia con carico e scarico per i lidi, per l'agevolazione dei lidi. Per il resto ci saranno poi degli abbonamenti che saranno a disposizione delle strutture balneari per i clienti, con degli sgravi del 30-40% in base alla durata. Sì, come per legge dal 1 luglio dovranno avere determinati requisiti con letture di carte di credito, resto e tutti gli accorgimenti. Saranno 20 in tutto posizionati sul lungomare. Via Pelata, come già abbiamo detto prima, c'è già in atto il senso unico da partire dall'Atlantis fino ad arrivare alla via Dottor Carbone, con l'istruzione della pista ciclopedonale che sarà ultimata entro fine mese sicuramente.